Salve, sono Monkey Simon e finalmente la stagione 3 del capitolo 3 è giunta al termine. Vi giuro, raga, sta stagione è stata insopportabile, ma ovviamente io sono quello che si lamenta alla fine di ogni stagione, ogni sacrosanta volta, Nonostante nell'ultimo anno abbia recensito bene tutte quante le stagioni a partire dalla 8 del capitolo 2 fino alla scorsa. Seppur giustamente elencando e menzionando anche le loro criticità, perché nessuna stagione è perfetta. Ma vabbè, ma tanto, ma che ve lo dico a fa? Cioè, alla fine sapete bene come lavoro, sapete bene come mi esprimo, non me ne frega assolutamente niente degli analfabeti funzionali. Quindi, stagione 3 del capitolo 3, la stagione più sbagliata di Fortnite. Come mai la stagione più sbagliata di Fortnite? Io non ci ho visto niente di strano, anzi mi sono divertito. È vero, ho giocato soltanto all'inizio dell'estate, quindi a giugno, e poi sono tornato verso fine agosto dalle mie eterne vacanze. Ho giocato tutto quanto settembre. La stagione mi è sembrata scorrevole e divertente. Anzi, mi è piaciuto molto che ci siano state le feste in spiaggia rappresentate in questa season, esattamente come quello che ho fatto da luglio fino a fine agosto. Mi sono divertito un mondo, e proprio quando sono tornato a casa non ho giocato soltanto a Fortnite, ma mi sono distratto con mille altri videogiochi, quindi è stata davvero leggera questa season. Piena di novità, piena di contenuti, piena di tutto. Sì, forse se tu appunto hai avuto un punto di vista del genere, ma non è andata esattamente così. La stagione è stata piena zeppa dei punti morti. Certo, ha avuto anche i suoi aspetti positivi, cose che in futuro possono essere migliorate o comunque sia riproposte. Ma fidatevi, è stata un parto, un travaglio, una tortura. Ed è sbagliata, perché tutte quante le cose che potevano essere fatte bene non sono state fatte bene, o comunque sia, avevano dei buoni presupposti, ma sono state totalmente lasciate e abbandonate a loro stesse, in quanto questa è una season di transizione. Scusa che ho sentito in tutti quanti questi tre mesi per giustificare l'ingiustificabile noia e pesantezza di questa stagione. Come se definire una season di transizione automaticamente la renda perfetta, o comunque sia inattaccabile, o comunque sia priva di difetti, priva di negatività. Ma avremo modo di parlarne, non vi preoccupate. Prima di poter cominciare però con gli aspetti positivi della stagione, vi invito ad inserire il codice Monkey Simon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete, darete un ulteriore grande supporto al canale, oltre a quello che già fate ogni giorno. Che bella l'estate! No, non è vero per niente, l'estate non è bella manco per sbaglio, ma sicuramente è stata bella la caratterizzazione estetica di questa stagione. Una cosa che ho sempre contestato alla mappa del capitolo 2 era l'assenza di caratterizzazione estetica della stagione. Sì, venivano fatti grandi stravolgimenti a centro mappa, no? Con l'agenzia, l'autorità, il deserto, la guia, la piramide, ma tutto quanto intorno non c'era assolutamente niente. Non c'erano edifici che ti facevano pensare, ah, questa è la stagione con questo tema. Giusto la stagione 6 del capitolo 2 ci è riuscita un pochino. E fidatevi che questo tipo di elementi estetici fanno la differenza, aiutano il giocatore ad essere immerso nel momento presente, nell'attuale periodo che sta vivendo Fortnite. Perché sapete, no? Fortnite campa moltissimo di FOMO, campa molto del vivi il momento presente, perché il momento presente non tornerà mai più. Se te lo perdi, è perso per sempre, non è recuperabile, come i pass battaglia, come gli eventi. È vero, alcuni edifici, città o tratti estetici di una stagione rimangono anche nelle stagioni successive, certe volte addirittura fino alla fine del capitolo, però comunque sia, quello che fa parte del presente, che caratterizza la stagione, dovrebbe essere presente per quasi tutta la mappa. Anche per spezzare quel senso di monotonia, tu non puoi, su un gioco come Fortnite, avere una mappa che è uguale, identica alla stagione 1, quando è stata inaugurata appunto l'isola. E sia la stagione scorsa che questa sono riuscite in questo intento. Non hanno lasciato la mappa esattamente identica a come l'abbiamo trovata in quel dicembre del 2021. Finalmente la stragrande maggioranza dell'isola è stata addobbata con elementi estetici che caratterizzano la stagione. Si sta festeggiando per la fine della guerra contro l'ordine, tutta quanta l'isola è addobbata a tema festivo e a tema estate. Questo è un segno di cura, soprattutto se mettiamo a paragone le due isole che abbiamo avuto negli ultimi anni, cioè quella del capitolo 2 e quella attuale. Certo, l'eccessiva longevità di questa stagione sicuramente fa venire a noia anche questo elemento di cura, però nonostante ciò lo voglio comunque annoverare tra i pregi della stagione. E sappiate che menzionerò tantissime volte come difetto la longevità
novità della stagione, perché purtroppo quello rimane il più grande problema di Fortnite attualmente per quanto riguarda la fruibilità e godibilità del gioco. Stagione lunga, più tempi morti uguale maggior disinteresse per il gioco. Penso che anche voi durante le prime settimane di questa stagione siete rimasti particolarmente colpiti da come tutta quanta l'isola si fosse trasformata come conseguenza della fine degli eventi della stagione 2 del capitolo 3. Ed una persona come me, che non è particolarmente interessata ed immersa nelle dinamiche della storyline di questo gioco per una serie infinita di ragioni, è comunque rimasta rapita dalla conseguenza naturale della fine della stagione 2 del capitolo 3. Era tutto così coerente. Se la mappa fosse stata gestita come nel capitolo 2, che ci saremmo ritrovati? Tre palloncini in croce, una mezza discoteca abusiva, sempre con le stesse canzoni di party reale in loop, e basta, nient'altro. Ah sì, giusto due spray per terra, ma tutto quanto a centro mappa, non intorno. Cioè, la scorsa stagione riguardava una guerra per salvare tutta quanta la realtà, quindi tutta quanta l'isola, tutto quanto il loop, e che fai? Festeggi soltanto a centro mappa, tutto il resto dell'isola è totalmente escluso da questo tema di pace e gioia? Ma stavolta la coerenza c'è stata e tutta quanta l'isola festeggia, tutta quanta l'isola chilla, tutta quanta l'isola è in sintonia. E questo è il momento del film dove il protagonista dice il titolo del film stesso. Certo, si potrebbe comunque discutere all'infinito se è sensato o meno cercare di ambientare un Battle Royale con una stagione chill, visto che, insomma, il Battle Royale non è un genere di gioco propriamente fatto per rilassarsi, anzi è stressantissimo al massimo. Però comunque l'idea, il tema, lo hanno reso bene. Forse pure troppo, visti i tempi morti biblici di questa season. Però di questo ne riparleremo molto più in là nel video. Comunque un plauso va fatto anche all'estetica di piccolissimi dettagli, come ad esempio gli acchiappamucche o i veicoli, o Tana Strana stessa, rework a Caverna Celata che è stato curato nei minimi dettagli, se non fosse per un'unica grande cosa che tiene alla larga i giocatori, o comunque sia che non gli consente di rimanerci più di tanto, visto che appunto è un dettaglio piuttosto opprimente. Cioè il fatto che questo Luna Park, questa sorta di centro sociale occupato, quello che una volta era un complesso militare fortificato al massimo, è sulla neve, mentre la stagione è a tema estate, l'estate calda. Quindi via tutti quanti quei relativisti che direbbero: ma no, Monkey Simon, l'estate non è necessariamente mare, io ad esempio vado in montagna. Sì, va bene, bravo, lasciami guardare nei primi 20 secondi del trailer quel motoscafo che passa sul lago, stai zitto! Bellissimo il fatto che nella stagione 1 del capitolo 3 la Epic abbia deciso di non far sciogliere tutti quanti i ghiacciai per garantire quella varietà di mappa di cui si sentiva bisogno, visto che provenivamo dal capitolo 2 dove la mappa era vuota. E tutt'oggi io continuo ad apprezzare questa scelta, così come continuo ad apprezzare la varietà che si è creata con questo ulteriore bioma in più. Va benissimo, e io non sono un fan di certo della neve su Fortnite, però se serviva togliere della neve per ricreare l'atmosfera estiva in quella determinata parte di mappa, appunto dove c'è Tana Strana, che cosa ci voleva a levare la neve esattamente come è stato fatto per Lotus Truciolandia? Tanto sarebbe comunque rimasta una bella porzione di mappa innevata, non si sarebbe arrecato un danno a quella porzione di mappa, quindi non capisco perché l'hanno lasciata. Nel trailer compare senza neve, perché originariamente la neve doveva essere sciolta sin dalla stagione 1 del capitolo 3, finito l'inverno. Ci avrete fatto caso anche voi che camminando all'interno di Tana Strana sentirete il suono di quando calpesta della neve. È una cosa che uccide l'immersività e che soprattutto non ti fa pensare che sei in una stagione estiva. Tutto ciò non coincide con l'idea che ti vuole dare il trailer della stagione, che non deve essere uguale al 100%, va bene, però comunque sia, ti viene mostrata un'ambientazione che in game non c'è in quel punto della mappa. Ed è un peccato, perché stiamo parlando di Tana Strana ex Caverna Celata barra di comando, uno dei luoghi più curati di Fortnite, che ci ha avuto tre rework, tutti quanti fatti benissimo e tutti quanti adattati al tema della stagione in corso. Poi c'è anche da lodare il cambiamento della mappa, che ho apprezzato molto. Alla fine della scorsa stagione, se vi ricordate, proprio nel video conclusivo, dicevo come bellissima che sia cambiata la mappa, che abbiano aggiunto densità, nuovi asset e quant'altro, tutte quante le cose che ho lodato, soprattutto in stagione 1 del capitolo 3. Però, ora che sono passati 6-7 mesi, devono cambiare anche un po' di cose importanti nella mappa. E ci sono stati cambiamenti importanti nella mappa. Un nuovo bioma, ma fatto mille volte meglio rispetto a quelli del capitolo 2, che la maggior parte delle volte erano soltanto pitture del terreno, con vaghe terraformazioni che comunque si duravano sempre solo una stagione, tipo il deserto della stagione 5. Non ho certezze che questo bioma rimarrà, quello dei funghi, quello dell'albero della realtà, però intanto è stato introdotto come un bioma del capitolo 1, quindi deserto, parte innevata, baia dei pirati. Non cambiava soltanto il colore di quel lato di mappa, ma addirittura veniva cambiata l'intera conformazione di quella zona. Qui è successo, qui è stata sostituita completamente la parte a sud-ovest, dove c'è stava Campo Coccole, che ho ampiamente criticato proprio alla fine della scorsa stagione. Sostituzione con oggetti estetici
colori totalmente inediti. Quindi ben venga, ottimo capitolo 3 da questo punto di vista. La mappa continua a stupire. Ma se proprio dovessi muovere una critica a questo bioma dei funghi, che è bellissimo, a me è piaciuto molto, è che forse due città messe in quei punti, città insomma due luoghi indicati, messi in quei punti lì della mappa, fa sì che i giocatori, soprattutto quelli che giocano a terzetti e squadre, vadano ad escludere tutto quanto il resto del nuovo bioma. Perché la parte con la sedia, con magazzino muffito, con lo squalo, la costa, vengono totalmente ignorate in quanto non c'è nessun punto di interesse. Quando magari un terzo luogo indicato in quel bioma, costeggiante, avrebbe fatto sì che i giocatori, laddove si sarebbero spostati negli altri due luoghi o a centromappa, avrebbero dovuto comunque percorrere buona parte del bioma, quindi assaporandolo e vivendolo di più. A sorpresa voglio introdurre anche, tra gli aspetti positivi della stagione, sempre riguardanti la mappa, anche i luoghi che cambiano ad ogni partita, perché comunque sia, sebbene siano venuti a noia praticamente a tutti quanti subito, in poco tempo, sono comunque un'idea che può essere sfruttata in futuro, anche non necessariamente per quanto riguarda la mappa, ma anche per, che ne so, il loot in una determinata zona che cambia ad ogni partita. Idea proposta per un'ipotetica season a tema OG con anomalie temporali e vecchi luoghi ritornano, ma non solamente appunto per far leva sulla nostalgia in luoghi che non hanno contesto nel presente. Questi punti colpiti dalle radici della realtà, che quindi switchano con vecchi asset e città appartenenti alle vecchie stagioni, quindi Colosseo Colossale, Castello Corallola, città western che sostituiva pinnacoli, neopinnacoli, eccetera eccetera, sono un ottimo concetto per poter variegare il gameplay. Concetto che però viene rovinato dall'eccessiva lunghezza della stagione, perché dopo un po' di settimane ci siamo stancati tutti di questa rotazione, che ormai sapevamo che sarebbero state sempre le stesse città. A una certa le hanno addirittura fissate, le hanno tenute ferme per le ultimissime settimane, perché ormai avevamo capito che tutti quanti i luoghi che sarebbero stati toccati dalle radici della realtà avrebbero presentato le 4 o 5 combinazioni diverse di asset dei vecchi luoghi delle vecchie stagioni. Esattamente come è andata a finire con i cubi della stagione 8 del capitolo 2. Una volta visto che cosa facevano i cubi che si sollevavano in aria e facevano spawnare i cubi più piccoli, la seconda, terza, quarta, quinta, sesta volta che si sarebbe ripetuto il processo, non sarebbe interessato a nessuno, cosa che di fatto è successa. Quindi un'idea bella come questa, che ha dei buoni presupposti, non va presentata in una stagione biblica, non va presentata in una stagione che dura troppo, perché a una certa i giocatori si imparano a memoria i cambiamenti e quindi la bellezza del cambiamento si annulla. Poi pessima mossa sostituire il Daily Bugle con un luogo che presenta gli stessi asset dei luoghi casuali, quindi Laguna Languida, che tra altre cose è l'esatto opposto del Daily Bugle. Il Daily Bugle verticale e denso, Laguna Languida troppo orizzontale, soprattutto poi in un luogo così angusto come un vulcano. Spero quindi di rivedere questa meccanica, ma studiata meglio e soprattutto in contesti più consoni. Sebbene la motivazione narrativa sul perché questi luoghi cambiassero è ottima, è buona, è sensata. Mentre anche questa stagione introduce delle nuove meccaniche di gameplay, sebbene rispetto a quelle precedenti siano molto più deboli. Ad esempio il movement è stato ampliato con la possibilità di poter cavalcare gli animali, cosa di cui si vociferava, si parlava nei leak addirittura dalla scorsa estate, dalla stagione 7 del capitolo 2. E indubbiamente gli animali in questa stagione sono troppo fastidiosi, non ne ho mai visti così tanti, manco in stagione 6 del capitolo 2 dove vennero introdotti per la prima volta e c'era la caccia come meccanica fondamentale del gameplay. Qui servono unicamente ad essere cavalcati e non avete idea di quante volte si sono infilati in mezzo a situazioni in cui non servivano a niente. Però, nonostante l'odio profondo per queste bestie, comunque la meccanica per poter cavalcare gli animali può essere riutilizzata in futuro per nuovi tipi di animali nelle prossime stagioni, o anche, che ne so, i raptor che non sono stati presenti, così come l'animazione può essere riciclata per ad esempio le moto, cosa di cui si è parlato nei leak di questa season. Quindi il risultato a lungo andare non è stato dei migliori, e non sempre ho utilizzato gli animali per spostarmi, visto che ci sono una marea di vie di fuga e mezzi per potersi muovere velocemente, anche quelli introdotti nelle precedenti season. Ma comunque sia, le basi sono buone per il futuro. Ma tanto dei lupi che verranno a romperci le scatole nelle prossime stagioni, soprattutto dalla prossima, ce ne saranno ancora, visto che hanno leakato diverse colorazioni dei lupi che verranno introdotte proprio in stagione 4 del capitolo 3. Quindi, e carine anche le variazioni della fisica all'interno della mappa, quindi adesso le rocce che cadono, sia quelle nel deserto, sia quelle sferiche alla Indiana Jones, che aggiungono quindi più elementi pericolosi, più elementi di pericolo oltre ai già introdotti alberi della stagione 1 del capitolo 3. Queste sembrano delle piccolezze, ma in realtà sono un ampliamento dell'esperienza di gioco, sono un ampliamento dell'interazione con il mondo di gioco, e l'interazione, l'interattività, la possibilità di poter decidere ciò che accade all'interno di un'opera, è ciò che
che contraddistingue il videogioco rispetto agli altri mezzi di comunicazione, tipo il cinema dove sei uno spettatore passivo, o appunto tutte quante le altre forme d'arte, anche la musica. L'idea di poter abbattere una roccia che rotolando, tipo effetto domino, va a distruggere l'ambiente oppure va a ferire un giocatore, o lo potrebbe potenzialmente eliminare per l'appunto, garantisce una maggiore libertà al giocatore. Ste cose a me fanno impazzire. Porsi la domanda, ma se può fare sta cosa e poi dopo tu la fai e quel qualcosa succede, ci sono addirittura delle conseguenze inaspettate, è quello che rende bello il videogioco, è quello che lo rende profondo, dettagliato. E qui entra in gioco il secchio del ghiaccio di Metal Gear. Canini pure gli arbusti della realtà, che spero possano rimanere visto che certe volte hanno svoltato delle partite. Meno male che sono stati nerfati, perché all'inizio quelli erano praticamente meta, ti facevi il loot tutto quanto leggendario per più e più partite e non dovevi perdere tempo a lootare, e quindi si andava perdendo il senso dell'andare a lootare all'interno della Battle Royale, quindi si uccideva una delle sue regole principali. Ma comunque spero di rivederli in futuro anche sotto nuove vesti, e non è che necessariamente devono essere per forza i baccelli della realtà che devi piantare, anche sotto nuove vesti è il concetto che conta, è il concetto della meccanica, come ad esempio il rampino, no? Erano i guanti di Spider-Man, ma adesso è stato reintrodotto con questa nuova veste non copyright che gli permette quindi longevità. E tra ste arbusti e ste tende, secondo me ancora non abbiamo visto tutto quello che c'ha da offrire alla Epic per quanto riguarda l'ampliamento dell'inventario e la facilitazione del loot. Una critica però va fatta ad una novità di gameplay introdotta in questa season, cioè l'ampliamento dell'utilizzo delle boller, che sono tornate esattamente come si potevano utilizzare nella stagione 8 del capitolo 1, ma hanno la peculiarità di poter andare sulle monorotaie, o meglio sulle montagne russe, cosa bellissima, ma sono state limitate per quanto riguarda lo spawn solo e soltanto a Tanastrana, e quindi questa nuova meccanica di gameplay può essere utilizzata soltanto lì, e soprattutto non c'è questo grande incentivo ad utilizzare le boller stesse, che non sono facilmente reperibili. Come ho già detto nel video della stagione nostalgia, se avessero reintrodotto le boller con questa monorotaia che circunnaviga tutta quanta l'isola, oltre alle già citate montagne russe, con le boller che spawnano per tutta quanta l'isola, sarebbero state granché valorizzate, e soprattutto si sarebbe ampliato ulteriormente il movement, che è una delle cose su cui la Epic sta puntando per questo capitolo 3. È divertente andare su quelle montagne russe a Tanastrana, ma è un movimento, è un percorso fine a se stesso. Avesse circunnavigato la mappa, sarebbe stato fantastico utilizzare le boller anche solo per questa nuova meccanica, non per dare fastidio ai giocatori. Mentre non posso esprimermi più di tanto per quanto riguarda i nuovi sparaseghe circolari, che in no build non è che funzionino molto. Immagino invece che con la modalità con le costruzioni siano super efficaci, no? Tipo Pokémon. Ma come ben sapete, ogni stagione ha sia i suoi pregi che difetti. Quindi è arrivato il momento di parlare di quelli che secondo me sono gli aspetti negativi di questa stagione. E cominciamo con il pass battaglia. Non sarà di certo il peggiore mai esistito sulla storia di Fortnite, anche perché quello lì è ancora detenuto il titolo, il primato di peggior pass battaglia, da quello della stagione 7 del capitolo 2, che è veramente incommentabile, è riuscito addirittura a superare quello della Marvel. Ma di certo siamo molto lontani dall'avere un bel pass battaglia, secondo me. Ho apprezzato solamente Eevee come skin e giusto Darth Vader come collab. Perché, mi dispiace, Indiana Jones è bellissimo, adoro i suoi film, ma dopo Nathan Drake e Lara Croft, stona parecchio, uno sfigato, già detta questa cosa, e la ribadisco. Indiana Jones è una delle peggiori collaborazioni che potevano essere messe all'interno di un pass battaglia. I set di questo pass si salvano, perché comunque sia i vari oggetti, backpack e deltaplani, secondo me possono essere adattati a tantissime altre skin. Però purtroppo le skin che fanno parte di questo pass battaglia sono insalvabili. Pensate, che ne so, a Cavalca Tempesta o Blackout, che si voglia dire. Cioè, è una skin che nel capitolo 3 di Fortnite, con questi standard estetici che ci sono, non può stare all'interno di un pass battaglia. Io l'avrei potuto capire, che ne so, durante le prime stagioni di Fortnite, lì sarebbe stata una skin militareggiante ma differente rispetto ai default. Sarebbe piaciuta all'epoca. Ma adesso, attualmente, questa giusto nello shop a 800 V-Buck te può essere messa. Sabina, che per quanto abbia un secondo stile molto bello, avrei visto benissimo in stagione 6 del capitolo 1 con il suo abbigliamento base. In stagione 3 del capitolo 3, sinceramente, non è molto una tizia da spiaggia, non è molto una tizia festiva, sebbene proprio la crew di luglio abbia dimostrato che, insomma, possano essere messe delle streghe di Halloween all'interno del periodo estivo. Però comunque sia, secondo me stona. Snap, forse la delusione più grande del pass, no? Promessa come una skin personalizzabile al massimo, la stregua di Chimera, ma è che in realtà ha sempre gli stessi pezzi ricolorati, quelli da sbloccare. Ma sono contento invece che una skin come Eevee sia stata apprezzata all'unanimità, non soltanto perché la skin è livello 1, ma proprio perché è stata ampiamente apprezzata. Andate a vedere tutte quante le fan art, i disegni e opere forse non propriamente accessibili a tutti realizzate su di lei. È stata effettivamente una skin che ha avuto un certo impatto a livello visivo. Nonostante i problemi legati alla tutela del consumatore, di cui abbiamo già ampiamente parlato, ma per
cui sono stato ampiamente frainteso su Twitter, beccandomi addirittura una shitstorm, perché secondo loro io mi sono lamentato del rimpicciolimento dei 2 pixel, quando la questione è un po' più sottile e profonda. Eppur non essendo appassionato di storyline, eppur non essendo granché interessato alla storyline di Fortnite, è stato veramente strano vedere zero storyline per quanto riguarda questo pass battaglia. Sì, c'è stata qualche sfida con Darth Vader che è stato brevemente introdotto all'interno della narrativa di questa season, però nulla di particolarmente rilevante o eclatante, non ce lo ricorderemo sicuramente tra un mese. E questo sindacato della pace di cui fa parte ad esempio Eevee non ha la benché minima rilevanza all'interno della storyline, né viene menzionato, né viene coinvolto in un qualche modo, quindi è tutto quanto fine a se stesso. Le skin del pass battaglia non hanno un reale impatto con gli attuali eventi, perché la storyline si concentra ancora sui 7 e sullo studio di questa vegetazione che fa parte del nuovo bioma. Purtroppo il pass non sarà sicuramente il peggiore, però è tra i peggiori, è uno dei più brutti, e fidatevi che il pass battaglia fa la differenza all'interno di una stagione. Ci sono persone che tornano a giocare a Fortnite esclusivamente per l'estetica delle skin, perché Fortnite basa moltissimo la sua presa sul pubblico sull'estetica, e se questa viene a mancare un punto di forza di Fortnite. E qui ci ricolleghiamo brevemente alla questione della perdita di identità di cui ho parlato però in modo più approfondito all'interno di un video, perché all'interno di questa stagione, altro punto a sfavore di questa stessa, è l'assenza di skin all'interno degli aggiornamenti. Non che non ne sono uscite, però la stragrande maggioranza delle skin uscite all'interno di questa stagione o sono collaborazioni, e va bene, ormai ci abbiamo fatto il callo, oppure sono reskin o remake di vecchi personaggi che già hanno fatto il loro successo all'interno del gioco. Sempre apprezzabili, sempre ben accetti, però giustamente c'è anche bisogno della novità. Di skin nuove ne sono uscite pochissime. Poi tenete pure presente che in realtà non c'è un reale senso di novità, visto che abbiamo presente tutte quante le skin, o quasi, che usciranno nel prossimo futuro grazie alle tavole dei survey. Nulla più ci stupisce. Se siamo arrivati a tal punto da attendere Dragon Ball solo esclusivamente per avere interesse nel gioco, qualcosa non sta andando bene, sia per quanto riguarda il gameplay, per cui tra poco arriveremo a parlare, sia per quanto riguarda l'estetica delle skin, perché le collaborazioni dovrebbero essere un'aggiunta, non la colonna portante del gioco. Altrimenti si dà ragione a tutte quante quelle persone che dicono che Fortnite è un gioco morto, oppure un gioco morente, che si salva solo ed esclusivamente grazie alle collaborazioni. Quando fanno questi discorsi ovviamente non sanno che cosa significa fare delle collaborazioni, cioè se tu le fai significa che il gioco sta in salute, non che è disperato. Però comunque sia, se tu rimuovi una delle tue componenti principali e le vai a sostituire con le collaborazioni, è chiaro che le persone torneranno a giocare o avranno interesse per il gioco solo per quelle. E quindi poi realmente avrai bisogno solo e soltanto delle collaborazioni per attirare spettatori e giocatori, e quindi avere del pubblico pagante. Quando ancora oggi una bellissima skin vende tanto quanto una bellissima collaborazione o il proprio personaggio preferito che arriva su Fortnite. Teoria mia è che forse Epic fosse perfettamente consapevole del fatto che questa sarebbe stata una stagione con un basso interesse, visto che loro stessi l'hanno programmata per essere una stagione di transizione, quindi molto leggera e con tante cose messe in pausa. Ma poi su questo aspetto ci arriveremo. Quindi hanno deciso di rilasciare meno contenuti possibili. Certo, hanno comunque messo delle collaborazioni con un certo blasone, però per quanto riguardava alcuni aspetti, come ad esempio l'introduzione di nuove skin e personaggi, hanno voluto aspettare. Probabilmente saranno tutte quante cose riservate per le prossime season. Però comunque sia, l'assenza di skin si fa sentire e rende ancora più pesante un periodo che già di suo potrebbe esserlo per persone che magari sono interessate alla storyline, o comunque sia che vogliono delle novità costanti. Già il gameplay, ma soprattutto il loot di cui parleremo più tardi, non è particolarmente brillante in sta stagione. Se gli togli addirittura l'estetica, quindi le skin che escono nello shop, le novità, praticamente stai mozzando anche l'altra gamba a Fortnite. Anche se ripensandoci, insomma, non è che ci siano state tantissime skin anche nelle precedenti patch delle precedenti due season. Qui però siamo veramente arrivati a non averne quasi nessuna, addirittura nessuna in un aggiornamento. Spero quindi che questa tendenza non diventi la normalità, non diventi routine, e che quindi venga invertita a partire dalla prossima stagione, altrimenti c'è un problema serio, altrimenti Fortnite si concretizzerà per aver perso definitivamente la sua identità, il che sarebbe un vero problema. Ma poco fa abbiamo menzionato la storyline, e di solito io non ne parlo, la accenno molto vagamente per quanto riguarda alcuni argomenti che per forza di cose la devono mettere in gioco, però comunque sia non sono granché interessato la storyline. Certo è, non è che io la ignoro totalmente, soprattutto a partire dalla stagione 5 del capitolo 2. Ormai è impossibile far finta che non esista una narrativa all'interno di questo gioco, sebbene non l'apprezzi particolarmente, essendo che insomma c'ha i suoi bei problemi. Viene venduta come una delle cose più rivoluzionarie nella storia del gaming, perché Fortnite racconta una storia tramite un videogioco in un modo diverso, ma a conti fatti racconta molto male una storia molto vaga di cui non si capisce assolutamente niente, piena di errori e contraddizioni. Comunque sia,
la seguo. A fatica, appunto, per tutti quanti i suoi problemi, perché i presupposti sono interessanti, ma l'atto pratico, insomma, mi metto a piagne. Ma sapete com'è, la Epic quest'anno a luglio è andata in vacanza, ecco perché ci sono dei problemi a livello di storyline e narrativa. Non che non possano andare in vacanza, ma ci mancherebbe altro, sono esseri umani coloro che lavorano alla Epic. Però, giustamente, quando le persone vanno a giustificare l'ingiustificabile soltanto perché in quel periodo casualmente la Epic è in vacanza, mi dà un po' fastidio, perché lì proprio vedi l'evidenza di quelle persone che troverebbero qualsiasi scusa pur di non ammettere che il gioco ha degli evidenti problemi, come molti altri, e Fortnite c'ha i suoi, giustamente. Alcuni evitabili, come ad esempio alcuni errori di scrittura che sono presenti all'interno della trama. Comunque, ripeto, apprezzo il fatto che la storyline sia stata presente all'interno di questa stagione, purtroppo non in maniera molto continuata, cioè una settimana sì e due no, ma nonostante i buoni presupposti l'ho trovata anonima, come la stagione stessa del resto, che si è persa in un bicchier d'acqua. Troppo tempo per raccontare delle vicende che comunque sia si sarebbero potute svolgere in un arco di 10 settimane, come Dio comanda per fare una stagione di un qualsiasi game as a service, e gli approfondimenti che sono stati fatti comunque sia non sono stati rilevanti a tal punto da destare interesse per la narrativa stessa, tant'è che la maggior parte delle persone si sono concentrati di più sugli orrori e su tutte quante le cose assurde che sono state fatte all'interno dei fumetti che sono usciti in contemporanea con la stagione. Non che pretendessi chissà cosa, perché comunque sia, ve l'ho premesso fino a mo, non è che sia granché interessato fino a tal punto. Però diciamo che c'è stato il disinteresse dopo un po'. Ci ho provato a seguirla, ma niente, sono stato più attirato dalle fonti esterne che hanno spiegato e raccontato la storyline piuttosto che dalle missioni vere e proprie all'interno del gioco, infatti non l'ho manco finite. Una di queste fonti esterne è Lele dei Double Blue Gamers, che appunto tratta sul suo canale prevalentemente la storia di Fortnite e la sua lore, con analisi, approfondimenti e teorie, ed ha gentilmente accettato la proposta di partecipare a questo video per dire la sua in poche parole su questa stagione, dare un'ottica generale su come è stata la storyline all'interno di questa stagione 3 del capitolo 3. Double buongiorno a tutti, sono Lele dei Double Blue Gamers e Simone mi ha chiesto di fare due parole sulla storyline di questa stagione e ovviamente le faccio con grandissimo piacere e molto volentieri, però siccome gli argomenti sono tanti e tendo a essere prolisso è meglio che cominciamo subito. Io comincerei con un difetto che parte sicuramente da prima, cioè l'inconcludenza dell'evento nei confronti della season 2, ovvero la season 3 non si è preoccupata di mostrarci la fine dell'evento. Questo perché sapete tutti che questa cosa si doveva vedere nel fumetto, però l'ho trovata decisamente inconsistente, anche perché il fumetto non è che usciva il giorno stesso, ma sarebbe arrivato molto dopo. Parlando della season in sé, invece, sicuramente sarà già stato detto, ma sappiamo tutti essere una season di pausa. Una season di pausa che però sa di esserlo, e questo l'ho apprezzato, nel senso che comunque, pur sapendo che avrebbe interrotto la sua narrativa, ha comunque deciso di darci qualche indizietto per dire ehi, la storia c'è, non vi preoccupate, ci si risente tra 3 mesi. Per quella che però è la mia personale opinione, si poteva sfruttare questo periodo di immobilismo per dare anche un po' di più sui personaggi singoli. Si poteva approfondire il pass, si poteva approfondire molto meglio il rapporto tra i 7 e il ritrovamento di Paradigma nel loro team. Purtroppo queste cose non vengono approfondite più di tanto, si preferisce parlare d'altro. La season infatti ruoterà principalmente attorno allo studio del punto zero e l'albero delle realtà. Non che la cosa sia brutta, perché effettivamente si vanno un po' a pizzicare tante delle vecchie teorie che si erano fatte sulla natura del punto zero, ed è affascinante per alcuni aspetti, però ecco, mi manca un po' aver perso quella componente della caratterizzazione sia dei pass che dei set, che sarebbe stata ben gradita. Nelle missioni però ci troveremo a parlare ancora una volta con lo scienziato, le due new entry, Paradigma e Amy. Come sempre i dialoghi in sé hanno una buonissima scrittura, mio parere personale, c'è sempre quel piccolo condimento di ironia, sono divertenti e si seguono molto molto bene. Le missioni anche sono migliorate da un certo punto di vista, sono più integrate, più varie, seguono molto il filone delle vecchie della stagione 2, quindi molto bene da questo punto di vista, ma secondo me rimane il problema classico e forse insolubile del fatto che queste cozzano un po', molto spesso anzi, con i ritmi della Battle Royale, per cui a volte facendo una missione che non è particolarmente conveniente per vincere la partita, mettiamola così, verrete magari interrotti, sparati addosso, la missione si interrompe, il dialogo pure, e non è mai bello. Proprio per questo diciamo sempre, sarebbe bello avere un log con le missioni da consultare tranquillamente,
compresa di audio, nel menu di gioco, con tutta calma. Aggiungo anche che Epic ha sperimentato la possibilità di rendere canon e integrati nella storyline le missioni dedicate ai personaggi delle collaborazioni. E qui sono un po' a metà, nel senso che è una cosa che posso anche apprezzare, ma dall'altra mi rendo conto che sono tutte missioni filler, sapendo che ovviamente le cose sono limitate a quella collaborazione, non avranno mai delle ripercussioni reali sulla macro trama di Fortnite. È per questo che è carino che Darth Vader faccia parte della trama, ma sappiamo che la sua componente è semplicemente un filler di una settimana in cui gli si va a rubare la reliquia. Insomma, niente di che. Ma anche se andiamo a guardare alle missioni principali, le cose stanno non proprio bene. I misteri sono certamente affascinanti, ma rimangono fin troppo abbozzati e troppo spesso si ha la sensazione di giocare missioni riempitive. Epic ha fatto molta fatica a completare le settimane, che ok, è apprezzabile perché magari non l'avrebbero fatto in passato, in delle season di pausa, però si può fare decisamente di meglio, anche seguendo i consigli che ho dato prima. Esempio su tutti il mistero del testimone floreale che è stato presentato nei teaser ma poi non si rivela mai all'interno del gioco, non ci sono sue azioni almeno fino alla fine della season. Sarebbe stato bello nel corso della season ricevere delle sue apparizioni o manifestazioni, se non addirittura, e qua forse sto chiedendo troppo, dei mini filmati che facessero vedere che cosa stava facendo dopo. Purtroppo è un personaggio che rimane lì e nessuno ne parla. Il finale però di queste ultime settimane l'ho trovato un po' più coinvolgente. La scomparsa dei set è qualcosa che viene raccontata molto bene, che è in grado di preoccupare il giocatore, e però non è molto evidente, questo può essere un difetto, il collegamento con il prossimo tema della season della melma. Questa non si è vista in gioco, non abbiamo delle cose in game che la mostrano avanzare. È successo tutto un pochino per caso, viene quasi da dire. Le due cose si sono legate poco insieme, infatti come collegamento finale non è stato del tutto brillante. Secondo me siamo in uno dei peggiori finali di stagione, inteso come ultimi cambiamenti in mappa che ti vanno a raccontare quello che succederà dopo, perché i teaser comunque sono esterni al gioco. Quindi per concludere, apprezzo lo sforzo di Epic di aver voluto comunque inserire una piccola trama all'interno di una season che si prende il suo tempo, tuttavia credo che ci siano modi più coinvolgenti e intelligenti per farlo, soprattutto approfondire i personaggi, quelli del pass in particolare e perché no alcuni della macro trama, che in questo caso sono i sette, che sarebbe stato un pochino più bello conoscere attraverso le loro interazioni, ma così non è stato. Detto ciò, ripasso la palla a Simone. Grazie a tutti per l'ascolto e per lo spazio che mi è stato concesso. Prima di poter parlare della questione del loot, che mamma mia è disastroso, voglio spendere due parole per quanto riguarda le sfide estive, su cui sono stato accontentato, sulla questione riguardante il non farle in creativa, veramente tediose, fastidiose e noiose, tipo fai 5.000 miliardi di colpi alla testa mentre sei a testa in giù sul quad che sta facendo il giro della morte. Lì sono stato contento perché le sfide sono state ambientate all'interno della mappa della Battle Royale, ma ambientarle all'interno della mappa della Battle Royale non risolve comunque il fatto che completarle è noioso. Lo si fa sicuramente per i premi gratuiti, però intanto non sono sfide particolarmente eclatanti o interessanti. Anche i premi non è che siano stati chissà cosa, ci sono stati periodi di sfide legate ad una festività che hanno offerto molto ma molto di più, incentivando i giocatori quindi a partecipare. Pensate, che ne so, al mezzo inverno di quest'anno, no? A Natale. Lì ci sono state delle belle ricompense, c'è stato tutto quanto un menu dedicato, insomma, si sentiva l'atmosfera festiva e si sentiva di stare in un periodo speciale. Per queste sfide invece sono stati soltanto degli ulteriori XP da guadagnare con qualche premio riciclato, no? Uno zainetto con vari stili. Ed è proprio da questo tipo di sfide che si nota come le bellissime caratterizzazioni estetiche che ho elogiato all'inizio di questo video siano una maschera a lungo andare, perché tu non puoi abbellire una mappa o un ambiente con tutti quanti gli elementi caratteristici di un tema, ma proprio non rendere vivo quel tema stesso con la sostanza, con il gioco. Delle sfide scialbe, delle sfide insapori non rendono viva quell'ottima base che è stata costruita con l'estetica. Si può anche banalmente pensare a quei palchi che venivano costruiti settimana dopo settimana, no? Lo skate park e quella discoteca, che proprio sono effettivamente arrivati in concomitanza con quelle sfide, ma non sono serviti a niente, no? Ti costruiscono un'aspettativa che proprio verrà calpestata e quindi si ridimensiona tutta quanta la grandezza di questo evento estivo. Io non li ho giocati tutti perché ad esempio non ho giocato
giocato in stagione 9 del capitolo 1. Però posso dire che tra tutti quanti gli eventi estivi che ho giocato, questo è stato il peggiore. Anonimo da morire. Ora però parliamo del loot. Belle le introduzioni come ad esempio lo sparaseghe circolari, che come già detto prima sicuramente varrà molto di più la pena utilizzarlo all'interno della modalità classica della Battle Royale, quella con le costruzioni, perché insomma serve appunto per distruggere le costruzioni più che per fare danno agli avversari. E belli anche i rework dei vari rampini che sostituiscono quindi la versione copyright di quelli che furono i guanti di Spider-Man, e belli pure i rework delle varie scope di Halloween sostituite dalla nuvola Speedy o il raggio di Iron Man che è diventata l'onda energetica. Però purtroppo il bilanciamento di questa stagione è veramente pietoso. Vi ho già parlato di come ci sono troppe vie di fuga e troppi pochi modi per potersi difendere all'interno della no build. Apprezzabilissimo il ritorno dei fortadili, però soltanto quelli e gli acchiappamucche non bastano. Che poi su questi ultimi sono stato criticato nel video in cui ho parlato delle cose che dovrebbero migliorare dalla stagione 4 in poi, perché mi viene detto: ma guarda Monkey Simon, che non ci sono soltanto i fortadili per poterti difendere in no build, pensa agli acchiappamucche. E io gli ho risposto: sì, guarda che io li uso spessissimo, lo puoi vedere all'interno dei miei background nei video, però sono di rarità grigia. E quello mi ha risposto: beh, ma c'hanno 700 di salute. Quando non hai evidentemente capito che se sono di rarità grigia è che sì, funzionano, sì, sono utili, ma non sono efficaci tanto quanto altri oggetti che ti possono proteggere di più, tipo appunto le bolle scudo, che sono di rarità rara e quindi hanno una funzione un po' maggiore rispetto agli acchiappamucche che ti possono proteggere solo e soltanto in una direzione. Mentre una bolla scudo, che è stata introdotta per la seconda volta consecutiva a tempo limitato, che fa quindi soffrire questa cosa, ti fa capire come quegli spazi vuoti che sono presenti all'interno della mappa, soprattutto nei pressi di quel maledettissimo benzinaio vicino ai Jones, sono dei luoghi ancora inutilmente pericolosi, che almeno con una bolla scudo sarebbero attraversabili un po' più tranquillamente, con un po' più di criterio. Mentre le nuove armi che sono state introdotte in questa stagione 3 non sono state particolarmente apprezzate, soprattutto all'inizio. Certo, alcune sono state ampiamente rivalutate, tipo il DMR o il pompa a due colpi, però intanto sono ancora delle armi molto sbilanciate. Forse il DMR no, ma ad esempio il pompa a due colpi rimane comunque un'arma molto ma molto sconveniente se paragonata allo Striker oppure al Tattico Light. Anche il nuovo fucile a pompa con la 4 colpi, bellissimo, io lo uso spessissimo, però comunque sia non vale quasi mai la pena utilizzarlo, sempre appunto in confronto alle due già citate armi. L'assalto martello ha indubbiamente la sua utilità, così come anche l'assalto da combattimento che è stato reintrodotto, però è pure vero che il vero fucile d'assalto meta è e rimarrà sempre il vanfa fucile. Quindi quel tipo di fucili d'assalto, non parliamo manco del Ranger, saranno scartati per la maggior parte delle volte, il che rende il loot molto sbilanciato. Quindi ricapitoliamo, il pass battaglia non è granché e quindi già prima delusione, non escono skin, seconda delusione, l'evento estivo non ne parliamo, terza delusione, c'è una quantità immensa di roba all'interno di questa stagione, ma non tutta quanta è di qualità, quindi quarta delusione, almeno ti è rimasto il gioco inteso come gameplay. No, manco quello, perché il loot pool ha sì tanta quantità, ma la qualità insomma non è che sia tanta, visto che alla fine finisci sempre per utilizzare le stesse armi, essendo che la maggior parte sono sconvenienti. A nulla è servito poi far tornare una bella quantità di oggetti provenienti dalle vecchie stagioni, quindi effetto nostalgia, perché come già detto in un precedente video, la nostalgia fine a se stessa, soltanto per rievocare vecchi ricordi, dura uno o due giorni, proprio si torna ad essere annoiati del gioco attuale. Questo perché la maggior parte degli oggetti che tornano all'interno di una season non sono adatti all'attuale contesto, oppure non si sposano con il resto del loot. Pensate agli UFO che sono stati aggiunti per quei due o tre giorni durante le settimane selvagge, non se li è inculati nessuno. Questo perché chiaramente gli UFO avevano senso di esistere in stagione 7 del capitolo 2, con quel loot, con quel tema, con quel contesto. Non che gli UFO non possano mai più tornare perché ormai la stagione degli alieni è passata, ma con l'attuale loot pool gli UFO si sposano malissimo, non c'è manco la railgun. Per fare un gioco del genere è chiaro che tu, quando vai a generare un loot che apparterà ad una stagione, devi fare in modo che tutti quanti gli oggetti possano essere forti contro determinati altri tipi di oggetti o armi, insomma per oggetti intendo anche le armi, e che altre armi possano essere counterabili con altri oggetti. E infatti con la settimana selvaggia che riguardava il fuoco hanno fatto una cosa intelligentissima, perché hanno aumentato la probabilità di trovare gli archi incendiari che sono stati introdotti proprio per quella settimana selvaggia lì, ma al contempo hanno aumentato addirittura lo spawn degli sparaslurp. Perché? Perché lo sparaslurp spegne gli incendi, quindi un oggetto che fa danno, ma c'è anche un altro oggetto che countera quell'oggetto che fa danno. Un tattico light che spara tantissimi colpi, ad esempio come fucile a pompa, dovrebbe fare molto meno danno rispetto ad un pompa a due colpi, che invece ha soltanto due possibilità: spara un po' più lentamente sebbene sia stato buffato per la velocità, ma rimane comunque con una cadenza minore, quindi dovrebbe avere maggiore danno. Una cosa del genere a quanto pare non succede. Non parliamo della mitraglietta a carica, fallimentare
sin dal primo giorno. Bella la meccanica che è stata introdotta con il fucile a pompa a carica, la mia arma preferita in assoluto di Fortnite. Però quell'arma lì, quel fucile a pompa, faceva tanto danno all'epoca nel suo contesto. Oggi fa 195. Ma comunque sia, la sua difficoltà era controbilanciata da un altissimo danno. La mitraglietta a carica, per la sua difficoltà, è comunque troppo debole. Sì, hanno aumentato la velocità di ricarica, ma non basta, deve fare malissimo. Capite dove sta il problema di questo loot pool? Uno dei peggiori. Si finisce sempre per utilizzare le stesse solide armi. Oh, poi bellissimo il ritorno dei Junk Rift, bellissimo il ritorno dei Fortadili, però non basta, perché appunto ritorniamo sempre su quel discorso della nostalgia. Infine concludiamo con un evergreen, un qualcosa che non ci ha mai abbandonato dal capitolo 2, cioè la stagione dura troppo. Ma in questo caso la stagione dura troppo e fa male a tutti quanti gli altri elementi che hanno composto questa stagione, come è successo per le precedenti, ma in questa particolarmente. Ormai si è capito, se la stagione dura troppo, anche le novità più belle tendono ad essere noiose, perché dopo un po' si ripetono. Se questa stagione fosse durata 10 settimane o i classici 70-80 giorni, vi assicuro che sarebbe stata infinitamente meno pesante e probabilmente nessuno si sarebbe annoiato così tanto nell'andare nei luoghi che cambiano ogni partita, oppure a fare le missioni storia, visto che sarebbero state tutte quante attaccate settimana dopo settimana. Probabilmente non ci sarebbero state le Wild Week, o probabilmente non ci sarebbero stati così tanti content update riempitivi con oggetti del passato, o così tante settimane vuote, o così tanti giocatori persi. Ragazzi, questa è stata una delle stagioni che ha fatto calare così tanto l'interesse per Fortnite che una marea di gente ha quittato. Andatevi a guardare il video di Top 5 Gaming che ne parla, non è che me lo sto inventando io, non è che è una mia percezione. Oh, poi comunque sia, dei periodi morti ce ne sono stati all'interno del gioco, non è che ci possa essere sempre un massimo entusiasmo, un massimo interesse per il gioco, ci mancherebbe altro, è una cosa umana, fisiologica. Ma questo secondo me è stato il peggiore in assoluto, addirittura peggio, a percezione, di quello della stagione 7 del capitolo 1, quando tutti quanti se ne andavano su Apex. Questa dilatazione del tempo di durata di una stagione dove assolutamente non accade niente ha fatto sì che tutti quanti gli aspetti negativi della stessa diventassero tediosi, grevi. Eppure, al contrario della stagione 3 del capitolo 2, una storyline in questa season c'è, ma nonostante ciò la sua eccessiva durata ha reso irrilevante addirittura una cosa come questa, che appunto in quella stagione del capitolo 2 mancava. E cari critici proprio di quella season, potrete dire tutto quello che vi pare, vostre opinioni legittime, ma non potete dire che quella stagione era più pesante di questa, perché almeno quella ci ha avuto la dignità di durare 10 settimane e di non essere pesante anche per coloro che all'epoca non si trovavano bene. Ma lo so che qualcuno se ne potrebbe uscire con delle scuse del tipo: ma no, ma la gente non ha giocato a questa season perché era estate. Però guardate che questa è una fallacia logica, perché non è che tutto il mondo funziona in estate come in Italia. Sì, è sicuramente estate anche in altri paesi, però tenete presente che la scuola in altri paesi, tipo che ne so, come la Germania o l'Olanda, non è che comincia a metà settembre, comincia a fine agosto. E come me lo spiegate invece che stagioni come la 3 del capitolo 2 oppure la 5 del capitolo 1, entrambi in estate, siano state giocatissime? Ok, facciamo che escludiamo la 3 del capitolo 2 perché il periodo storico forse impediva a molte persone di andare in vacanza. Però la 5 del capitolo 1 invece, sì, c'era il boom di Fortnite, ma non è che il boom di Fortnite impedisce alla gente di andare in vacanza. Come mai un botto di gente giocava in stagione 5 del capitolo 1 a luglio e ad agosto? Poi, ad agosto si seguiva il cubo. Questo perché le stagioni in questione erano leggere, erano di durata non biblica. Qualunque difetto abbia una stagione, ricordatevi che l'eccessiva durata lo amplificherà sempre, rendendolo poi qualcosa di dolorosissimo. Persino io mi sono dovuto prendere dei periodi di pausa proprio per non avere un esaurimento nervoso nel giocare ad un gioco del genere, che io apprezzo tantissimo e che porto sempre con immenso piacere. Ma se arrivi ad agire in questo modo, qualcosa all'interno del gioco stesso non va. Poi di piccoli periodi di pausa se ne devono comunque prendere, perché non è che puoi giocare sempre solo ad una cosa. Dovrai anche ampliare un po' la tua cultura videoludica, giocare ad altro, avere nuove esperienze, nuovi stimoli, certo. Ma queste pause sono state piuttosto lunghe, quasi forzate, perché appunto l'esperienza di gioco stessa ti forzava ad andare via. Or dunque, cari Monkeys Monkeys, questa è la season più sbagliata di Fortnite finora, perché la sua durata è sbagliata, visto che con i presupposti dovrebbe essere una stagione di pausa, ma sta pausa dura all'infinito. Il pass battaglia è sbagliato, il gameplay è sbagliato, il fatto che non escano skin è sbagliato, visto che siamo su Fortnite. Il commento che mi dirà tu sei sbagliato è sbagliato. Quindi sì, c'è una serie di cose che sono sbagliate. E fosse durata meno sta season, non vi dico che sarebbe stata una tra le peggiori, ma comunque sia sarebbe stata nella media, sarebbe stata accettabile seppur con dei difetti. Ora però, cari Monkeys Monkeys, la palla passa a voi. Come vi è sembrata questa stagione 3 del capitolo 3?
Avete riscontrato gli stessi elementi che hanno dato fastidio a me, che me l'hanno resa veramente pesante, oppure ve la siete goduta, seppur di meno, oppure ve la siete goduta tutta quanta? Insomma, ognuno racconti la propria esperienza, che è comunque sacrosanta e legittima. Di certo a non essere sbagliato sarà il vostro approccio al gioco, che comunque sia vale tantissimo. Ringrazio Lele che ha contribuito alla creazione di questo video dicendo la sua sulla storyline, ma ringrazio anche voi per tutto quanto l'immenso e infinito costante supporto che date ogni giorno al canale. Sapete pure che apprezzo tantissimo. E infatti, dovuti e meritatissimi ringraziamenti a tutti quanti, non posso che darvi appuntamento direttamente alla stagione 4 del capitolo 3. Che season di merda. Oh, scappiamo via con la jump? Sì. Sì, scappate, potrò solo fare io. Madonna santa, che idiota. Niente, mi spara. Va bene. Ma sempre loro, mi sa, no. No, non era il tuo team. Due palle. Prendi prima l'uomo mucca. Poi prendo te. Sì. Brava Legno. Entra col. Sì, esattamente così. Sono sul tetto. Ma perché ti vedo qua sotto? Ti giuro sono sul tetto. No. Ma che cazzo? No. Ma dai, io vedevo sotto, vi giuro. Cioè, pure io vedo sotto. Io lo vedo giusto invece. Aspetta, vai, hai un sono... minuto, ce la puoi fare. Niente, ho fatto la parte più. Ma non è c'è. Possibile! Io lo vedo sotto, non lo vedo sopra. Pure io! Non ho capito. Oh, cioè, no. Però senso. Sopra, fidati che è sopra. Faccio così. Ferma. Mi fermo. Guarda completamente verso nord. Nord. Così. Cammina dritta verso nord. Ma io non ci posso. Madonna, davvero. Sai la nuvoletta speedy? No, non ce l'hai. No.